Amici di automobile.it, Land Rover Defender, potremmo non aggiungere altro per far capire con cosa, o meglio con chi, abbiamo a che fare quando pronunciamo questo nome. Due dati su tutti: 68 anni di produzione dal 1948 al 2016 e ben 2 milioni di esemplari a spasso sulle strade di tutto il mondo. E stavolta non abbiamo a che fare con una serie speciale qualunque, dalla verniciatura giallo canarino o blu buffo. Eh no, finalmente c'è un modello tutto nuovo, piaccia o non piaccia. Chiaramente dal design più moderno e con tratti che finalmente si ammorbidiscono, quel che serve per portare il Defender nel terzo millennio, con qualche anno di sacrosanto ritardo. In listino avremo fin dal debutto due versioni, o meglio due taglie, la 90 da 4,32 m a 5 o 6 posti di dimensioni quasi urbane, e poi ci sarà la Defender 110 lunga 4,76 m omologata per 5, 6 o 7 posti. Solo nel 2021 sarà poi il turno della imponente Defender 130 lunga ben 5,10 m e capace di ospitare fino a 8 passeggeri. Chiaramente il meglio di sé una Land Rover Defender continua a darlo nella vita in off-road. La trazione è permanente su qualsiasi versione, così come non manca una miriade di soluzioni per chi si diletta nella guida in fuoristrada, come il Terrain Response 2 che ottimizza la trazione in base al tipo di fondo sul quale stiamo viaggiando. Tra l'altro, un po' a sottolineare l'anima un po' da Robocop di questo nuovo Defender, ci pensa il nuovo programma che gestisce il transito nei guadi in acqua, che poi, guardando a come si riducono molte città italiane dopo una banale pioggerellina, non sarebbe neanche un accessorio così inutile nella guida di tutti i giorni. Per il resto possiamo dire che il vecchio caro Defender ne esce parecchio imborghesito con questo ultimo arrivato. C'è infatti un pieno di accessori che il vecchio modello, che un po' più ruspante possiamo dirlo, avrebbe guardato con un faro di traverso. Lo schermo digitale da oltre 12 pollici al posto del cruscotto tradizionale, oppure quello touch da 10 pollici nella console. E chiudiamo con quelli che saranno i primi motori ad essere messi a disposizione del nuovo Land Rover Defender 2020. La parte del leone la faranno chiaramente i diesel, almeno per quanto riguarda le vendite, 2000 SD4 da 200 e 240 cavalli, ma non mancano i benzina targati sempre 2000, SI4 da 300 cavalli e i 6 cilindri 3000 I6 da 400 unità. Tutti ovviamente dotati, e ci mancherebbe, di trasmissione automatica a 8 marce. E voi cosa ne pensate della nuova Land Rover Defender 2020? Ricordatevi di scriverlo nei commenti, di seguire la pagina Facebook e di iscrivervi al canale YouTube di automobile.it. Alla prossima!